Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Allora, iniziamo subito dicendo che ci siamo tutti trovati almeno una volta nella vita sotto il fuoco incrociato di provocazioni e offese. Gli insulti possono arrivare come frecciate inaspettate che minano la nostra autostima e ci fanno sentire vulnerabili. Che questi insulti vengano dal nostro capo, da un collega o addirittura da un amico o un familiare, rispondendo con grazia ed eleganza può sembrare una sfida ardua, ma qui interviene il segreto dell'eleganza, ecco, come rispondere alle provocazioni o offese con stile? Attraverso questo post vorrei guidarvi nel complesso, diciamo, universo della comunicazione assertiva per aiutarvi a trasformare gli attacchi verbali in opportunità di crescita personale e miglioramento delle relazioni interpersonali. E capire la natura delle provocazioni e offese è fondamentale per rispondere con stile ed eleganza. Spesso coloro che provocano o insultano lo fanno per scatenare una reazione negativa o per ottenere una certa attenzione. Quando si è oggetto di tali comportamenti è importante mantenere la calma e non farsi coinvolgere emotivamente. Prima di rispondere è utile valutare l'intenzione dell'offensore e capire se è possibile ignorare l'insulto o la provocazione. Alcune volte una risposta cauta e misurata può essere più efficace di un incontro, di un confronto diretto. Inoltre, comprendere che le parole offensive riflettono spesso più il carattere della persona che la pronuncia piuttosto che la verità, su di noi. Questo aiuta a non prendere tutto personalmente. Come dire, l'importanza dell'autodominio nell'affrontare le provocazioni è molto importante, ecco. Nel mondo di oggi le provocazioni e le offese sono purtroppo diventate una realtà con cui dobbiamo fare i conti. Tuttavia, la vera eleganza sta nel saperle affrontare con stile. L'autodominio è uno strumento essenziale in queste situazioni. Infatti, quando siamo provocati è facile lasciarsi prendere dalle emozioni e rispondere impulsivamente, alimentando ulteriormente la tensione. Tuttavia, se riusciamo a mantenere il controllo e a restare calmi, dimostriamo un grande livello di introspezione e forza interiore. Questo ci permette di rispondere con saggezza e compostezza, evitando di cadere chiaramente nella trappola delle provocazioni. E poi ci sono delle tecniche che ci aiutano a rispondere con eleganza e stile e sono le tecniche di assertività. Sono strumenti fondamentali per rispondere nel modo migliore a questi eventi, quindi a queste provocazioni e alle offese con eleganza e stile. Prima di tutto è importante mantenere la calma, ricordiamocelo, a volte è difficile. Però è importante, se riusciamo a mantenere la calma e non a farci coinvolgere emotivamente dalla situazione, si può in seguito utilizzare, come dire, cioè si può ragionare, no? Se stiamo un po' calmi, abbiamo anche un attimino il tempo per capire quale tecnica possiamo usare per difenderci e ce n'è una in particolare che si chiama la tecnica del sandwich. Questa tecnica nel combinare un commento positivo con quello negativo, seguito da un altro commento positivo. Questo permette di esprimere il proprio dissenso in modo educato, senza offendere l'altra persona. Un'altra tecnica efficace è quella del faccia a faccia, che prevede comunque la possibilità di affrontare la persona in modo diretto e pacato, comunicando i propri sentimenti senza accusare o giustificare. Infine, è importante imparare a gestire le proprie emozioni attraverso tecniche di rilassamento, come la respirazione profonda o la meditazione. E poi dobbiamo imparare anche, chiaramente, come
imparare a gestire le emozioni durante un attacco verbale. Ecco, la gestione delle emozioni durante un attacco verbale è fondamentale per rispondere chiaramente nel modo migliore alle provocazioni e alle offese con stile. È normale comunque provare rabbia, penso sia umano, prima che sia normale, penso sia umano. Ed è umano provare frustrazione o tristezza quando si viene attaccati verbalmente, ma è importante mantenere la calma e non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento. Una strategia efficace è quella di respirare chiaramente profondamente e contare fino a 10 per dare il tempo di riflettere prima di rispondere. Inoltre è fondamentale evitare di prendere le critiche personalmente e cercare di comprendere il punto di vista dell'altro. E quindi se la persona che abbiamo di fronte sappiamo già che è una persona che ha o un brutto carattere o comunque non ha un'ottima educazione, per cui possiamo anche capire che certi insulti, insomma, si possono anche lasciar perdere ed evitare magari di prenderci anche rabbia perché sappiamo da chi vengono, da chi ce le, cioè, da chi arrivano questi insulti, ecco. Quindi la soluzione migliore a questo punto è rispondere con garbo, senza alzare il tono della voce o cadere nella provocazione. E questa è la chiave per mantenere l'eleganza e rispondere con dignità agli attacchi verbali. Facciamo degli esempi pratici per trasformare una provocazione in occasione di crescita personale. Ecco, alcuni esempi pratici per trasformare una provocazione in un'occasione personale è innanzitutto prenditi, come dicevo prima, un momento per respirare profondamente e calmarti prima di rispondere. Poi mettiti nei panni dell'altra persona e cerca di capire le sue motivazioni o preoccupazioni. Potresti anche cercare di vedere la situazione da un'ottica diversa e considerare se c'è qualche verità nel suo punto di vista. Usa l'opportunità per imparare qualcosa su te stesso, magari scoprendo dei punti deboli o aree in cui puoi chiaramente migliorare. Infine, rispondi con gentilezza, sempre, e rispondi anche con rispetto, cercando di mantenere la tua dignità e integrità. Ricorda che rispondere alle provocazioni con stile è un indicatore di maturità ed eleganza. E quindi, insomma, tutti questi elementi ci aiutano a migliorare non solo la nostra vita, ma anche i rapporti con gli altri. E niente, io spero che anche questo video vi sia piaciuto e ci vediamo presto e ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!